quello che mi viene in mente quando vengo sempre qua, volentieri, è la gioia, no? Quegli anni lì sono stati per me un po' fortunati, no? Avevo molta gioia e gratitudine. Nella terza media, no, che dovevo scegliere che professione fare, siccome già sapevo già fare il cuoco, no? Dove andare, hanno aperto questa scuola, no? Dunque io l'ho risentito proprio come un occhiolino del destino, no? Che dice voilà, e dunque io sono arrivato in questa scuola molto già con gratitudine e contento, perché era una scuola aperta nel mio paesino dove volevo fare il cuoco, dunque ho avuto questa bella sensazione. Poi all'epoca questa scuola era appena aperta, dunque eravamo pochi, c'era bella energia e tutto, dunque io ritrovo ogni volta che vengo qua questa energia e questa gioia che ho sperimentato in quegli anni. Alla fine stagione sono andato dal direttore e gli ho detto io voglio girare l'Europa, no? mi consiglia, no? E lui subito boom, ha trovato un posto a Parigi all'epoca, ha aperto una porta, c'era la possibilità, però quel momento dove io sono andato a bussare la porta, no? Del direttore, me lo ricordo ancora, no? Perché non volevo andarci, avevo paura, eccetera. Allora, una cosa che mi è piaciuta molto di quegli anni, no? È che facevamo lo sport, mi ricordo il pomeriggio c'era 2 ore di sport dove si sfogava, ma si creava soprattutto squadra, no? E questa esperienza che mi sono portato dalla scuola, penso che ha poi servito anche nelle brigate, no? Al Daniele a Venezia o piuttosto dove c'era un po' di un sistema abbastanza militare, abbastanza duro, no? Studiavamo la mattina, poi mangiavamo, poi si andava a fare 2 ore di sport, era il judo, si andava anche a sciare in inverno, era veramente qualcosa di eccezionale, no? Il fatto di aver fatto la scuola in questo posto cioè, ha un significato, perché la Piedemontana, no? Che va da Senigo, Montreale, tutto, ha dato Natali ai più grandi cuochi che poi lavoravano in questi grandi alberghi a Venezia, no? Dunque il fatto di avere questa scuola alberghiera qui ha facilitato un po', no? Possibilità di andare a lavorare a Venezia nei grandi alberghi. Il Friuli è una regione arcaica, chiusa, però questa chiusura ha preservato, no? un certo come dire, impatto con la natura, un certo dialogo con la natura, e naturalmente per me è diventato cucinare un atto d'amore. Cioè, io quando cucino sono andato a ricercare proprio il senso, no? Profondo, no? Di trasformare un alimento, no? di trattarlo semplicemente, di conservarlo bene, di manipolarlo bene, per poi insomma, darlo ai clienti. Per me questo è un atto d'amore. Io mi sono reso conto che alla fine avevo la fortuna di vivere nella cucina mediterranea, no? Che è una cucina che tocca tutti i paesi del Mediterraneo, no? Dal Marocco, la Grecia, Creta, no? Cercare di usare l'esperienza popolare che ha creato dei piatti bellissimi, couscous, piuttosto che la feta greca, piuttosto, ecco, usare questi piatti qua, questa conoscenza per creare una cucina che è sana, ecco, questo è il nostro obiettivo. Ecco, questa è una ricchezza che va mantenuta e va difesa. Adesso io mi sento un portavoce di questa cucina. Dunque, quello che mi sta coinvolgendo in questi ultimi anni è proprio questa presa di coscienza, questa voglia di divulgare, no? Di dire attenzione, l'atto di mangiare è un atto politico e dunque educare le persone a mangiare, a scegliere di mangiare in una certa maniera ha un potenziale molto forte, no? nel cambiamento che si può dare, perché o rimaniamo così, non facciamo niente, andiamo al baratro dove andremo a finire, insomma, che stiamo vivendo in questi giorni, oppure ci rimbocchiamo le macchine e facciamo qualcosa. Io ho scelto di fare questo. Io ho una scuola di formazione in Francia, in Provence, dove sto formando persone. Appunto, per me questo aspetto educativo è molto importante adesso. Lavoro in un ristorante sociale a Marsiglia, si chiama Casa Consolà, dove si fa tutto bio, tutto locale, dove c'è veramente una ricerca anche di recuperare gli sprechi, no? Dunque andiamo nel mercato bio che c'è nel centro Marsiglia, andiamo verso il mezzogiorno, verso la fine del mercato, no? E tutto quello che rimane, no? L'invenduto, le salate, cioè, recuperiamo tutto, ma anche senza
pagare caro. E abbiamo a pranzo, facciamo sempre 50 persone che vengono a mangiare e decidono loro quanto pagare. E la gente alla fine si autoregola, perché mangia prodotti naturali, sani e buoni, e dunque paga anche volentieri, giusto, no? Thierry Marc è un cuoco francese, è molto pragmatico, personaggio del Beaulieu parigino, no? È nato, dunque molto concreto, ha vissuto la disoccupazione, ha vissuto momenti difficili, no? Dunque ha avuto questo dire come posso aiutare anche le persone che hanno difficoltà, eccetera. Abbiamo collaborato, abbiamo aperto la scuola a Marsiglia, dove io ho avuto l'esperienza di apertura, di creare, e abbiamo messo a punto una formazione di 2 mesi su 80 gesti. Abbiamo diviso il lavoro del cuoco in gesti, no? Tipo il coltello si fa così, si mescola così, si un pollo va preparato così, un legume va spelato così, si cucina ma anche si dà da mangiare a qualcuno, dunque è messo subito in contatto con la realtà, no? Guarda, la trasmissione della nostra famiglia, che la nostra madre faceva da mangiare così, noi abbiamo imparato da loro, cioè, non è a caso, che c'è una cultura dietro, c'è una trasmissione di un sapere che è enorme e che è importantissimo. Hanno libertà, è una libertà che stiamo perdendo. E non saper fare da mangiare, esatto. Siamo in balia di andare ai ristoranti o di andare a comprare le cose da pronte o di comprare le cose da fatte. Io penso che le qualità che uno deve avere proprio è il giovane, no? È del coraggio, ma anche l'umiltà. E la voglia di fare degli sforzi, perché senza quello non si può concretizzare, no? O sforgiare il nostro talento. L'umiltà e la voglia di fare uno sforzo, no? Perché è legata al successo, no? Quando uno ricerca solo il successo, si trova con... poi gli arriva il successo, non è che cosa che mette adesso, visto che i cuochi sono così mediatici, eccetera. Però è una lama a doppio taglio, no? Cioè, se non hai creato un'identità forte, una tua identità di cucina, un'esperienza, dove hai sudato, dove hai confrontato, ti sei confrontato con una realtà di quotidiana, di fare da mangiare, di trasformare il cibo, che è duro, no? Se non hai avuto questa esperienza, ma hai ricercato subito il successo, ti trovi male e trovi a soffrire poi, no? L'illusione, no? Se possiamo dire ai ragazzi, evitate di cercare il successo subito, ma cercate di fare sforzi prima e di imparare una cucina dove, insomma, concreta, no? In quel senso di non bruciare le tappe, cioè fare il passo alla volta, avere questa umiltà di dire devo prima imparare questo, no? E di non bruciare le tappe, perché se no è un'illusione, no? Che poi farà soffrire, insomma. Questo, il mio consiglio ai giovani è proprio questo, cioè, tappa per tappa, se il momento dovete soffrire, prendetelo come proprio una ricchezza quel momento lì, no? Adesso, cioè, vi forgerà, no? Come una spada che più la martelli, no? Più diventa affilata, ecco. Quella periodo della giovinezza, prime esperienze lavorative nelle cucine, dovete essere proprio come questa spada che è battuta per essere affilata e non fuggire da questa realtà, non, perché è quella che poi vi farà apprezzare il successo, se arriverà.